Last of Us Parte 2 è piaciuto anche ai dipendenti Microsoft. La notizia non fa troppo scalpore di per sé, l'ultima opera Naughty Dog ha fatto incetta di premi e sarebbe stato strano se non avesse riscosso successo in quel di Redmond. L'aspetto curioso però è che il gioco è stato recensito all'interno di un documento riservato della compagnia americana e ha trovato pareri anche piuttosto positivi. The Last of Us Parte 2 ha ricevuto più premi come gioco dell'anno di qualsiasi altro titolo. Acclamato da più parti come capolavoro, ha raccolto commenti positivi un po' ovunque. Le recensioni all'uscita sono state entusiaste e lo stesso capo di Xbox, Phil Spencer, ha fatto i complimenti alla concorrenza per la qualità del gioco. La novità è che oggi possiamo affermare che quei complimenti erano sinceri e non una semplice manovra politicamente corretta. Dai documenti del processo tra Apple e Epic Games è infatti emerso un opuscolo riservato interno alla casa di Redmond dove possiamo trovare una recensione di The Last of Us 2 scritta dai dipendenti Microsoft. Elaborati di questo tipo non sono rari all'interno delle compagnie impegnate nella produzione di videogiochi o simili. Si tratta di analisi sui prodotti concorrenti che in questo caso assumono la forma di una vera e propria recensione. Il documento emerso online rientra nella sezione Portfolio Team Recent Release Highlights, che a quanto pare comprende recensioni e analisi dei prodotti più significativi usciti sul mercato. Questo è il documento in questione, riportato sul forum Reset Era. Pur essendo a tutti gli effetti un pamphlet interno di Microsoft elaborato come approfondimento e studio sulla produzione della concorrenza, stupisce per il suo essere a tutti gli effetti una recensione classica, con alcuni passaggi molto positivi sull'esclusiva PS4. In particolare è notevole il passaggio in cui si legge che la presentazione generale è molto più avanti rispetto a quanto qualsiasi altro team stia producendo su console e PC. Il lavoro tecnico di Naughty Dog è tenuto quindi in grande considerazione anche all'interno di Microsoft, dove vengono poi elogiate la narrativa e la capacità del team di migliorare l'intelligenza artificiale e le sezioni furtive rispetto al precedente capitolo. Meno buone le valutazioni sul gameplay. Troppo poche, a detta dei redattori, le decisioni lasciate al giocatore sullo svolgimento della storia, mentre le sparatorie si confermano il punto debole storico dello studio californiano. Al di là della valutazione ampiamente positiva, quello che stupisce è anche la cura con cui vengono recensiti i prodotti della concorrenza in una sorta di studio strategico sull'avversario. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con le valutazioni del team Microsoft? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.